Va a dare l'ultimo saluto alla sorella morta in ospedale, schianto fatale per una sessantenne padovana. Francesco Rucco nel cantiere della tangenziale nord, la bretella dell'Albera diventa sfida politica. Amministrative, la telenovela del centrodestra avvicina la conclusione, Forza Italia e Lega ancora a Mantovani. Aree pericolose, buche sporcite e cartelli fatiscenti, vi documentiamo degrado nella parte est della città. Salvataggio delle banche popolari venete, un'operazione che pesa per 4,7 miliardi di euro sul deficit italiano. Nonna Irma, dopo il volontariato in Kenya, arriva a Rete Veneta, il suo messaggio ai veneti schiacciati. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Vicenza, l'informazione di Rete Veneta che torna puntuale in diretta con tante notizie, ma questo lo sapete già, avete sentito i titoli con le news della giornata. Partiamo da questo tragico incidente mortale che si è verificato questa mattina all'alba. Pensate, questa donna che è morta dopo questo schianto stava andando in ospedale a trovare la sorella defunta. Il destino si presenta all'alba, sono le prime luci di una giornata crepuscolare sotto un cielo grigio, piovigginoso. Tre sorelle padovane viaggiano strette in una piccola utilitaria lungo le strade di Vicenza. In via Regione Gallieno, uno stop mancato, lo scontro con l'auto di una guardia giurata che sta tornando a casa dopo una notte di lavoro. Le tre sorelle sbandano, proprio in quel momento gli piomba addosso un furgone Corriere Espresso che le tampona con violenza, uccidendo sul colpo la sorella che si trova sul sedile posteriore. Muore così Assunta De Falco, 59 anni, di Vigonza. Le altre due sorelle restano incastrate tra le lamiere, sono ferite, una in modo gravissimo. I vigili del fuoco piombano sul posto, intervengono velocemente liberandole. Viene chiusa la strada dell'Istituto Industriale Rossi all'incrocio con Corso Padova, mentre il traffico della mattina, deviato dalla polizia locale, impazzisce tra rallentamenti e code. I medici del 118 portano le due sorelle d'urgenza al San Bortolo, proprio dove, amare ironia della sorte, stavano recandosi prima dello scontro. Erano partite presto, con la sorella rimasta uccisa nell'incidente, per andare dalla quarta sorella, anche lei per un destino sciagurato, morta poche ore prima all'ospedale di Vicenza. Volevano darle l'ultimo saluto senza immaginare che il destino si sarebbe presentato là. Veramente una tragica fatalità. Adesso parliamo di politica con la campagna elettorale. Sapete, la si fa per strada, nei quartieri, ma anche nei cantieri. Hanno messo le barriere, sì. Qui non c'è niente, hanno fatto un buco, qui le hanno riprese. E qua c'è un'abitazione. Da questo punto fino al resto non c'è niente. Io abito qua. I residenti di via Valtellina sono molto spaventati. L'impatto che avrà la tangenziale nord nella loro zona sarà devastante senza le adeguate opere di mitigazione. Le osservazioni presentate all'ANAS, corredate da puntuali perizie tecniche, non hanno ricevuto risposte, mentre oggi le ruspe sono già al lavoro. Non ci lasciano, che non ci abbandonano in questa situazione, perché nonostante tutte le nostre richieste all'amministrazione pubblica, spesso l'amministrazione pubblica scarica sull'ANAS, ultimamente l'ANAS scarica addirittura sull'impresa che ha vinto l'appalto. Fondamentale quindi la mediazione della politica, e a seguito dell'invito rivolto ai candidati sindaci vede arrivare oggi Francesco Rucco. Ma un domani se si dimostra insufficiente, che cosa fanno? Ripianificano il sottopasso, diciamo, lo rimettono, oppure abbattono queste case qua? Visto che si tratta di dati risultanti da perizie tecniche stimate, ritengo che i dati siano seri e quindi vadano sostenuti. Come candidato sindaco, quindi come prossimo sindaco di un'amministrazione, noi ci impegniamo a portare queste richieste all'ANAS e quindi a cercare di farle passare anche in approvazione dal punto di vista finanziario, inserendo sia le piantumazioni che le barriere architettoniche richieste. Soddisfatto dell'impegno del candidato Rucco? Senz'altro. Ma il comitato non intende fermarsi qui. Noi abbiamo intenzione di chiedere un incontro anche con il sindaco Variati, perché dopo, diciamo, i grandi onori dell'inaugurazione dell'opera con Zaia, ci aspettiamo anche che ci dia ascolto, e chiederemo anche la collaborazione di Rete Veneta che partecipi a questo incontro, perché secondo noi il sindaco può ancora fare qualcosa, può correggere, diciamo, quell'errore che noi abbiamo rilevato nella progettazione. Da una bretella, una tangenziale a un bivio, questa volta più prettamente politico, con Lega e Forza Italia che si interrogano ancora sul proprio candidato Fabio Mantovani.
Telenovela politica, 1000 puntate per concludere che tutto finisce esattamente come era iniziato. Le recensioni avevano promesso effetti speciali e colpi di scena, ma niente, sceneggiatura piatta. Noi lo abbiamo annunciato per primi e lo ripetiamo anche oggi. Forza Italia non cambierà il nome del suo candidato, che era, è e resterà Fabio Mantovani. Mistero buffo il suo, presentato in un gran caffè di Piazza dei Signori a Vicenza, con una cerimonia che sembrava un battesimo. Nessuno avrebbe mai immaginato quella volta che la sua non era ancora una candidatura, che lo sarebbe diventata, ma tra mille ripensamenti, che sarebbe stato accantonato e rimesso in discussione, che il suo nome sarebbe stato congelato e dissurgelato. Nessuno. Eppure tra domani e venerdì il cerchio si chiude e Forza Italia, dopo il famoso battesimo, a Mantovani farà la festa di cresima. D'altra parte non ci sono alternative. Se i forzisti tornassero indietro presentando altri nomi, si screditerebbero. Certo, con questo tira e molla la sensazione di fragilità l'hanno ugualmente data. Se non credono loro fino in fondo al loro candidato, perché ci devono credere gli elettori? In questa telenovela il carrotto tace. Forza Italia ha apparecchiato il Friuli Venezia Giulia, dove è stato candidato a governatore il leghista Massimiliano Fedriga, e Treviso, dove i berlusconiani appoggiano il leghista Mario Conte. Insomma, nel baratto Forza Italia ha dato e ora pretende. Il carroccio a Vicenza deve limitarsi ad applaudire e a tacere, anche se Forza Italia presentasse Pinco Pallino. Sì, perché questo è un accordo, un patto, uno scambio, un matrimonio non d'amore, ma di interesse, che si regge su rapporti di forza. Sì, di Forza Italia, che se si è regolata con la Lega da una parte, ora è pronta a sistemare Fratelli d'Italia dall'alta, con un ultimatum: se entro la fine di questa settimana i fratellini di coalizione non abbandonano Francesco Rucco per appoggiare Fabio Mantovani, sono fuori da tutti gli accordi del centrodestra in Veneto. Insomma, siamo vicini all'ultimo capitolo, 1000 puntate per concludere che tutto finisce esattamente come era iniziato, con il centrodestra spaccato. Andiamo avanti, vi portiamo alla porta est della città per documentare il degrado proprio di questa zona tra strade pericolose, buche e cartelli fatiscenti. Guardate questa donna, sta aspettando l'autobus alla fermata di Via Aldo Moro, direzione Vicenza, dall'altra parte c'è Padova. Via Aldo Moro, via della Serenissima e poi la prima cintura urbana. Un lembo di terra sul ciglio di una strada ad alta percorrenza dove le auto viaggiano come missili su un asfalto, pieno di buche. Un mix che potrebbe essere anche letale. Guardate dov'è posizionato questo passaggio pedonale. Se poi la strada viene anche percorsa da ciclisti che la preferiscono alla pista ciclabile che corre proprio accanto, la situazione diventa davvero pericolosa. Più volte abbiamo segnalato che queste strade sono un colabrodo, ma la pioggia nei mesi ha aperto nuove voragini sull'asfalto. Come se non bastasse, queste strade, porta d'accesso alla città, spesso vengono usate come cestino di rifiuti dagli automobilisti. E tra sporcizie e buche ci spostiamo verso il centro commerciale Palladio, lungo la strada Padana. E già qui la segnaletica lascia molto desiderare. Zero piste ciclabili, asfalto dissestato, un unico passaggio pedonale. Molto male ridotta, sinceramente non vedo lavori da mesi e mesi e mesi. Praticabile per una bicicletta? Ci sono dei punti sì, molto deteriorati, molto rovinati, sì, anche pericolosi per motocicli e biciclette. Malvagio, ormai non si impone più, insomma. Invece di buttare via i soldi ai clandestini e via dicendo, chi mette a posto le strade nostre, non dove che vivevamo noi altri. Insomma, quando piove si formano le buche, la strada è... Non parliamo, mi abito solo in strada del 7K, peso ancora, perché ogni tanto gli butta quattro giarini e dopo se fa il buse peso di prima. E noi insistiamo su questo tema, la strada, la sicurezza dei cittadini, la vivibilità di un quartiere, dando il nostro contributo con le immagini, perché diventi uno dei punti più importanti di questa campagna elettorale. Andiamo avanti, salvataggio delle ex popolari venete, il debito, ma non quello delle banche, il debito accumulato che si andrà a sommare al deficit italiano lo pagheremo noi, i nostri figli e i figli dei nostri figli. L'impatto del salvataggio di BPV e Veneto Banca a Pesa, sia sul deficit sia sul debito italiano. Secondo Eurostat, il peso delle operazioni sulle popolari venete vale 4,7 miliardi di euro sul deficit, pari all'intervento a favore di Intesa San Paolo, e 11,2 miliardi sul debito, incluse le garanzie, per un costo, secondo Codacons, di 662 euro a famiglia. Insomma, i conti pubblici italiani non
non restano indenni al salvataggio delle banche venete, con il rapporto debito prodotto interno lordo che potrebbe salire fino al 2,2%, e i conti potrebbero ulteriormente risentirne se, come previsto da Lega e Movimento 5 Stelle, si rimborsassero anche gli azionisti di BPV e Veneto Banca. Apriamo la pagina dedicata alla cronaca con una brutta storia, una persona rimasta sfregiata. Un lungo taglio, dalla bocca fino all'orecchio. Rapinato e sfregiato da una baby gang, la banda, formata da giovanissimi davanti a questo locale, il bar all'Arco di Villaggio del Sole, ha derubato un ventenne del suo giubbotto, dove teneva soldi e cellulare. Il ragazzo, senza timore, ha chiesto conto del furto ai bulletti. Per tutta risposta, uno di loro ha tirato fuori un taglierino e lo ha ferito in faccia. Poi sono tutti fuggiti, lasciandolo in una pozza di sangue, di cui ci sono ancora i segni per terra. Ho visto sangue? Soccorso dagli altri clienti del bar, il ventenne è stato ricoverato nel reparto maxillofacciale del San Bortolo, dove si trova in gravi condizioni con una prognosi di un mese. Ha subito un intervento chirurgico, ma la cicatrice probabilmente resterà per sempre. Adesso è caduto ai giovani della gang, che rischiano una denuncia per rapina e concorso a lesioni gravi. Ma nel quartiere la gente ormai è stanca. Quale è un quartiere come il mio, tanto alla quale? Perché c'è un casino di... c'è tanta gente estranea. Ci può aspettare di tutto. E adesso nel prossimo servizio vi parliamo di un tentativo di estorsione, sentite. La vittima è Andrea Ghiotto, imprenditore nel settore della concia, noto agli inquirenti come il faccendiere, accusato di frode fiscale e di corruzione, condannato a 6 anni e 4 mesi per bancarotta ed evasione fiscale. Ma questa volta è la vittima, come dicevamo. È stato lui a denunciare questi due soggetti, uno italiano e uno marocchino, che assiduamente, anche appostandosi sotto casa sua, gli chiedevano del denaro. Pressioni continue affinché pagasse un debito di cui però egli negava l'esistenza. Nell'ultimo incontro il blitz dei carabinieri della compagnia di Arzignano, che d'accordo con il Ghiotto attendevano appostati presso via Puccini a Zermenghedo, sono usciti allo scoperto proprio mentre due avevano iniziato a picchiarlo. Bloccati e arrestati, sono entrambi residenti a Noventa Vicentina, 23-24 anni, con precedenti per furti e ricettazione. Adesso vi raccontiamo questa vicenda clamorosa che arriva dall'Alto Vicentino, gli nega una bevuta e lui, come risposta, gli stacca praticamente un orecchio a morsi. Succede la sera del 30 marzo, lotteria dal Conte in pieno centro storico Atene. Un barista viene aggredito brutalmente da un avventore del locale che aveva appena spintonato un cameriere. Il locale del centro e l'avventore è abituale. Il barista invece lo faceva come secondo lavoro per integrare lo stipendio. Quando ha intimato all'uomo di andarsene, questi si è girato e gli ha morso l'orecchio, staccando il lobo. Di corsa all'ospedale, ma per i punti su cui non c'è stato nulla da fare, il lobo sinistro è stato tranciato di netto. La denuncia per lesioni è stata raccolta dai carabinieri. Ancora incidenti in provincia di Vicenza dopo quello tragico che vi abbiamo raccontato in apertura di telegiornale. Vi facciamo vedere queste fotografie. Si tratta di un incidente avvenuto ad Alonte in giornata lungo la provinciale San Feliciano. Ad uscire di strada questo SUV, all'interno c'erano un padre e un figlio che non sono fortunatamente rimasti feriti in maniera grave. Sul posto un'ambulanza e i vigili del fuoco del SUV. I due sono riusciti a tornare sulla sede stradale da soli, sono stati accompagnati in ospedale per degli accertamenti. Adesso torniamo a parlare della vicenda di un cane brutalmente ucciso. È stato scoperto il colpevole, dal padrone. Caltrano, ucciso a tradimento da colui che amava di più al mondo. Era stato l'ente nazionale protezione animali a denunciare il ritrovamento lungo l'astico del corpo straziato di Athos, un bellissimo esemplare di bracco italiano, ucciso con due colpi di fucile alla testa. Messo alle strette dalle guardie zoofile dell'EMPA e di fronte ai pesanti indizi che gli sono stati sottoposti, il padrone di Athos ha ammesso di aver ucciso a tradimento il proprio cane. L'uomo, un cacciatore detentore di più di 20 armi tra fucili e pistole, ora rischia una condanna a 2 anni di carcere. Avete sentito un atto veramente brutale nei confronti di un animale, di un cane, che nulla aveva fatto. Parliamo di slot, sentiamo le novità.
Il grande business delle slot, più di 100 milioni di euro giocati in un anno tra Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Lonigo, Montebello, Montecchio, Montorso, Nogarole, San Pietro Mussolino, Sarego, Sovizzo e Zermeghedo. 16 comuni in cui si contano qualcosa come 689 macchinette, il record a Montecchio che ne ha 197, a Zermeghedo invece il primato di incassi con 11,7 milioni di euro. Molti giocatori vengono da fuori perché sale e apparecchi sono una grande tentazione per chi tenta la fortuna per guadagnare denaro facile, ma poi rischia di cadere nella ludopatia. Sono 24 le persone che a causa della dipendenza vengono seguite dal SERD di Montecchio, il servizio territoriale dell'Ulsotto. E adesso vi facciamo vedere e sentire soprattutto le parole di nonna Irma, che è tornata dal Kenya dove ha aiutato i bambini di un orfanotrofio e poi è venuta a trovarci durante la trasmissione Veneti Schiacciati. Sentite cosa ci ha raccontato. Lasciato il resto del mondo alle sue spalle per venire a Rete Veneta, ospite lunedì sera della trasmissione I Veneti Schiacciati dalla crisi. Lei che la crisi l'ha conosciuta bene, mettendo via un soldino al giorno per pagarsi i suoi viaggi, ma che ha saputo affrontare la vita sempre con coraggio, nonostante le dure prove che questa gli ha messo davanti. Dalla morte del marito a soli 26 anni a quella di un figlio, nonna Irma ci insegna che non sono mai troppi gli anni quando si ha voglia di reagire. Non sono in porto intero, santa. In Portogallo, Madrid, Francia, in Kenya, in Romania, piano piano col tempo, emuciandomi i quattrini, 10 adesso, 10 domani, 10 passando, e montavo i quattrini per andare in gita. Ero che sono riuscita a andare in dove sono. L'abbiamo seguita in Kenya a 93 anni quando partì per fare volontariato per conoscere i bambini dell'orfanotrofio, che con le sue donazioni continuava ad aiutare da lontano. I suoi bimbi moreti, come li chiama lei, il suo sorriso e la sua allegria è una grande forza che nasce dalla passione per la vita. Mio papà mi diceva: chi rispetta la sua vita rispetta un bel castello. Questa è la frase più bella. È come si dice: chi ha tempo non aspetta tempo, vai in dove vuole. Nonna Irma, aspettiamo il prossimo viaggio, magari ci porti con te, andiamo a dare una mano a delle persone che hanno bisogno, come hai fatto tu in Kenya con questi bambini, brava. Allora, questa sera 21:20 torna Focus con il nostro direttore Luigi Bacialli. In studio ci saranno Massimo Bergamin, Francesca Betto, Fabio Capraro, Elena Donazzan, Silvia Nizzetto e Maria Rosa Pavanello. Un parterre di grandi ospiti, puntata da non perdere. È veramente tutto per questa edizione di TG Vicenza. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Ci vediamo presto e fate i bravi. Le previsioni per domani. Tempo instabile con addensamenti nuvolosi più estesi fino a metà giornata e schiarite un po' più significative in seguito. Precipitazioni da diffuse a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in diradamento soprattutto alla sera. Limite delle nevicate a circa 1400-1700 metri o localmente un po' più in basso. Per le temperature minime prevarrà una diminuzione, localmente anche sensibile, sulle zone montane e pedemontane. Per le massime, invece, prevarrà un aumento.